Ciao a tutti, oggi vi faccio il video che vi avevo promesso quando avevo fatto la presentazione del mulinetto della Prime, ma vi avevo anche detto che avrei preso l'altra marca, cioè questa che è della AD Express, che per me è migliore della Prime in tutto per tutto, sia nella leggerezza, cioè la Prime è molto leggera, questa è più robusta, la Prime non ha il contagiri, questa ha il contagiri, non ha questo cursore che è migliore del suo, insomma, questa io la preferisco alla Prime, tant'è vero che la piccola, la Midi, l'ho già venduta e mi sono presa la piccola della AD Express. Vedete, qui è il contagiri. Questa è la levetta per bloccare in modo da fare i pannelli aperti e poi ci sono i due gancini che li fisso alla tavola per farla rimanere ancora più stabile. Questa è a 46 maglie, aghi. Quindi è un po' più grande. Bene, ora il mio scopo di questo video è fare vedere il punto che faccio, perché molte amiche che avevo fatto le berrette con questo punto mi hanno chiesto come l'avevo fatto. Premetto, non è una mia invenzione questo punto, l'ho visto su YouTube, anche se sono tutti video diciamo in lingua straniera. Sono riuscita a farlo anche perché poi in certi video si vede benissimo, quindi ho deciso di farlo in italiano. E quindi partiamo subito. Questo è quello che andremo a fare ora ed è può essere sia una berretta che uno scaldacollo. E questo è il punto che mi avevano chiesto le mie amiche. Vedete, è facile, io l'ho fatta di due colori. Bene, iniziamo. Allora, io uso questo per mettere a terra e metto il gomitolo dentro in modo che quando prendo sul filo scorra bene senza troppi inceppi. Sempre come nell'altra, allora abbiamo tre gancini neri. Io vado nel gancio in mezzo, porto giù il filo e faccio uno sì e uno no. Poi apro il mio cursore, io lo chiamo, metto dentro il filo e parto girando la manopola in senso orario, mi raccomando, e parto a zero il mio display. Faccio il primo giro, lo faccio lento per vedere che vengono prese tutti gli aghi. Poi vado avanti e faccio così circa una decina di giri. Fate bene attenzione che vengono presi tutti gli aghi, il filo. Questi sono 10 giri. Ne facciamo altri 10 prima di iniziare il nostro punto. Se 19, arriviamo a fare 20, piano perché dobbiamo arrivare al nero, ed ecco qua 20. Ora iniziamo a fare il nostro punto. Io uso questo attrezzino qua, che è della Prime ed è un uncinetto ricurvo, si chiama, ma potete, se riuscite, potete usare
anche un uncinetto normale. Io ci ho provato, però per me mi viene più facile farlo con questo. Allora, adesso il primo giro dobbiamo stare attenti a prendere sulle maglie e poi fare un giro piano in modo che vengano prese tutte insieme. Quindi partiamo dai tre neri. Io conto 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e prendo la settima e la porto. Vedete nel gancio nero e la metto giù e così faccio negli altri tre perché devo prendere tre maglie. In pratica, una volta che ho preso, che ho contato la settima maglia, vado diciamo a pari, quindi questa e alzo su questa e vado nella settima e cerco di metterlo giù bene dentro al gancino che sporge, messo bene fino in fondo e vado avanti. Poi dal nero che dalle maglie che ho preso su conto altre tre maglie, 1, 2, 3 e rifaccio con 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la settima la prendo, la porto sopra. Faccio così con l'altra e così con l'altro. Vado, cerco di mettere bene il filo. Conto altre tre maglie e le lascio libere, 1, 2, 3, quindi 1, 2 e 3. Questa vedete che va giù e conto ancora 6 maglie e la settima la prendo. I neri che sono qui, vi ricordate, avevamo già iniziato dal terzo dai tre neri, quindi qui non avremo tre e poi tre, quindi lasciamo così e andiamo fino in fondo. Quindi saranno qui 1, 2, 3. Possiamo prenderne due per non lasciare molto vuoto, quindi lasciamo due spazi, 1, 2 e iniziamo a portare dentro da questo che qui 2, 4, 6, 7. Invece di metterne dentro 3, ne mettiamo 2. Ok? E adesso si riparte il giro dal nero, vedete? Quindi facciamo un giro piano per vedere che vengono prese tutte le maglie anche dove ci sono i punti che abbiamo preso su, Quindi il primo vi conviene farlo sempre piano, magari teniamo giù questa la maglia in modo che vengano presi, perché ricordatevi che abbiamo due fili dove abbiamo tirato sulle maglie. Ed ecco qua abbiamo fatto un giro completo. Ora vado avanti e faccio altri 20 giri. Vediamo dove è il nero. Eccolo qua. Prima, se vi ricordate, abbiamo iniziato dove erano i tre neri. Quindi adesso dobbiamo iniziare i tre dopo, perché vengono sfalsati, diciamo. Quindi lasciamo i tre neri, 1, 2, 3 e facciamo i tre subito dopo quelli bianchi e prendiamo sempre su. Quindi contiamo 2, 4, 6 e il settimo lo portiamo dentro. Facciamo 1, 2
prendiamo sulla maglia 2, 4, 6. Arriviamo al 40, eccoci, 45. Ora dobbiamo ricominciare dai neri, perché il primo giro dai neri, il secondo giro avevamo iniziato da 3 dopo i neri, e adesso ricominciamo dai neri. Quindi prendiamo sempre su 2, 4, 6, il settimo lo prendo su. Io ho fatto così, sono 85 giri, e per fare la berretta standard così sarebbe lunga abbastanza. Ora vi faccio vedere come mettere l'altro filo, agganciare l'altro filo per fare di due colori. Allora tagliamo. Io prendo il bianco, allora prendo il filo, ci faccio un nodo bene stretto. Taglio vicino, metto ancora dentro al mio cursore e piano faccio passare dove c'è il nodo, piano, in modo che venga preso, e poi continuo. E adesso continuo dritto senza prendere su più punti, questa la farò liscia per altri 50 giri. Adesso vediamo, faccio vedere. Vediamo se, perché dovrebbe venire doppio, quindi no, ancora. Ed ecco qua, io ne ho fatti circa 60 giri, 65 giri, e penso che basta. Faccio un giro con lana di scarto, in modo che dopo io chiudo con l'uncinetto. Quindi mi prendo un po' di lana di scarto, metto questa che si vede, quindi tolgo, prendo la mia lana, la metto sempre, parto sempre da dove era rimasto l'altra maglia, chiudo e parto.
faccio alcuni giri. Giri a vuoto, ed ecco qua, lo prenderò poi con l'uncinetto, punto a ondina. Io ho fatto anche molte berrette, sono andate via bruciate, perché è un bellissimo punto e fa un bel effetto. Io adesso non vi faccio vedere a chiuderlo con l'uncinetto, se volete poi fatemi sapere e vi farò un video di come chiudere il lavoro o riprendere su il lavoro se qualche maglia esce dal lago. Bene, io spero di essere stata abbastanza chiara e che questo video vi sia stato d'aiuto, specialmente alle mie amiche che me l'avevano chiesto. Se c'è qualche problema fatemi sapere, cercherò di aiutarvi e iscrivetevi al mio canale, mettete pollice in su e ciao, al prossimo video!